La situazione precipita, lo spread va oltre quota 500, la liquidità nelle casse pubbliche si riduce sotto il livello di guardia. Berlusconi l'8 novembre sale al Quirinale. Napolitano vuole chiarimenti dopo il voto alla Camera sul rendiconto dello Stato che è passato per 308 suffragi, troppo pochi per durare. Il capo dello Stato dirama un comunicato del tutto anomalo in cui annuncia ancora una volta che il Premier si dimetterà non appena approvata la manovra di bilancio. Napolitano il giorno dopo, il 9 novembre, nomina Mario Monti senatore a vita e nel contempo continua a premere su Berlusconi perché lasci prima possibile l'incarico. Lo farà il 12 novembre e non capirà mai il perché.